Prime applicazioni del protocollo d'intesa sul turismo tra Comune di Agrigento e Consorzio Turistico Valle dei Templi. Conferenza al Palazzo Filippini. Dario Piparò. Questione che è vincente. Perché, per esempio. Comincia a prendere forma concreta il protocollo di intesa per lo sviluppo turistico firmato dal Comune di Agrigento e il Consorzio Turistico Valle dei Templi. Lo scorso gennaio Marco Zambuto e Paolo Pullara avevano firmato il documento che dava inizio a una collaborazione finalizzata ad alcuni punti precisi. Alcune delle strategie indicate riguardavano i viaggiatori agrigentini all'estero che durante la propria esperienza, pagata a proprie spese, rappresenteranno la città nelle mete di destinazione. E i primi due ambasciatori saranno loro, due novelli sposi agrigentini che faranno tappa negli Stati Uniti d'America. Noi siamo stati scelti, diciamo, dal sindaco Zambuto per essere gli ambasciatori di questa nostra provincia, per rappresentarla negli Stati Uniti. Noi là incontreremo l'Associazione Culturale Italoamericana, dove consegneremo questa targa in onore dell'amicizia del nostro calore siciliano. Da lì instaureremo dei rapporti tra noi e gli italoamericani che sono emigrati in America, cercando di instaurare questi nuovi rapporti, diciamo. Ecco, quindi un'esperienza nuova, anche particolarmente interessante, di scambio culturale. Sì, siamo felici di essere ambasciatori agrigentini presso questa associazione culturale italoamericana a New York. Porteremo il calore della nostra terra, il saluto dei nostri concittadini a questi conterranei che per vari motivi vivono negli Stati Uniti d'America. Siamo orgogliosi di questa esperienza che faremo, sicuramente sarà per noi bellissima e unica. Paolo Pullara, presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, delinea i punti cardinali attorno ai quali si svilupperà il progetto del protocollo d'intesa, con attenzione particolare riguardante uno degli obiettivi, quello consistente nel recupero, in termini di affluenza e flusso turistico, di Punta Bianca. Il punto più importante del protocollo invece, da un punto di vista della promozione, Punta Bianca si è realizzato nei mesi scorsi grazie all'intervento dei militari dell'esercito, del genio militare, che hanno sistemato la strada di collegamento dalla provinciale a Punta Bianca. Adesso è possibile per gli agrigentini e anche per i turisti andare a visitare Punta Bianca senza danneggiare la propria macchina. Abbiamo fatto anche, diciamo, delle azioni di promozione, di pubblicizzazione di Punta Bianca nei mesi passati, che è uno degli scopi proprio del protocollo, insieme ad altre organizzazioni come Legambiente, Mare Vivo, Mare Amico, lo stesso distretto turistico Valle dei Templi. L'altro punto su cui interverremo nei mesi, magari dopo l'estate, è quello di invitare importante personalità magari ambasciatori o consoli in Italia, per diciamo un po' con lo stesso scopo degli ambasciatori, quindi i nostri ambasciatori onorari che vanno all'estero e personalità estere o comunque che fanno riferimento a nazioni che hanno delle potenzialità turistiche di nostro interesse, invitarle ad Agrigento.